volevo parlare di una cosa davvero speciale che ho trovato qua in Norvegia, una delle cose più belle che mi è capitato di incontrare di questa cultura. Molto spesso quando vado in giro per strada, di cammino, vado a lavoro eccetera, incontro le donne, incrocio le donne, incrocio lo sguardo e loro mi sorridono. Le prime volte lo trovavo una cosa così, pensavo fosse eccezionale, di qualche ragazza, di qualche signora presa bene, così. Invece è una cosa che ho riscontrato non sempre tutte le donne, però molto spesso c'è questa specie di confidenza tra donne in cui appunto attraverso uno sguardo, un sorriso, non lo so, è come se fossimo più complici qua. E da una parte penso che sia una questione anche di carattere delle persone sicuramente, però non è una coincidenza che tante donne che ho incontrato per strada mi sorridino, quindi, o mi avessero sorriso. Ed è una cosa fortissima che noi in Italia non abbiamo. Noi donne in Italia, anzi, siamo secondo me un po' molto invidiose, riusciamo a diventare poco amiche. Io credo che in Norvegia invece le donne siano molto forti, non solo grazie alle politiche di pari opportunità che qui ci sono. Io ho visto tranquillamente donne che facevano le vigilesse del fuoco, non so se si dice così, comunque mi piace usare il femminile, che le giardiniere che tagliavano con la sega elettrica gigante degli arbusti, delle siepi e così. Avevano anche l'assistente giardiniere che teneva, il maschio, che teneva il sacchetto dove lei poi gettava le sterpaglie, quindi era divertente da vedere come scena. Cioè, in Italia non credo che l'avremmo vista una scena del genere, la giardiniera con la sega elettrica gigante. Comunque, credo che le donne appunto non abbiano nessun pudore a fare dei mestieri che siano, diciamo così, noi riteniamo tradizionalmente maschili. E quindi anche per questo penso che le donne abbiano molta più forza anche a livello di società. Non esiste questa questione di competitività tra donne per il maschio alfa dominante, un po' come intrinsecamente abbiamo noi donne italiane, no? E c'è molta più complicità, c'è molto più equilibrio, e le donne qui sono più severe, nel senso che diciamo sono un po' più rigide, sono meno femminili, meno dolci, meno accomodanti, no? Però allo stesso tempo sono completamente giuste e non è che perdono la loro femminilità. Però la cosa più bella è appunto il fatto di condividere sorrisi, condividere l'allegria, condividere anche il benessere personale con gli altri. Io sono tornata proprio ieri da Milano e sono stata 4-5 giorni. Ogni volta che torno a Milano, ovviamente per tante ragioni, sono felicissima, eccetera, però mi rendo conto di quanto le donne a Milano siano frustrate. Sicuramente forse perché la società non aiuta, la società italiana non aiuta le donne che sono mamme, magari che hanno tantissimi impegni di lavoro, i mariti anche purtroppo penso che non aiutino più di tanto le donne, soprattutto nelle faccende di casa, non tanto magari nella condivisione degli impegni con i figli, però purtroppo invece molte donne si ritrovano a fare il lavoro fuori casa e quando non tornano a casa devono fare il lavoro anche in casa. Quindi io penso che quello che ci possono insegnare le donne norvegesi a noi donne italiane è qualcosa che ovviamente viene poi incentivato anche dalla società negli anni, non è una cosa che si fa da un giorno all'altro, però a essere più equilibrate in tutti i lavori, non sentirsi a disagio nel fare dei lavori più maschili, perché comunque noi abbiamo braccia e corpo e intelligenza per fare qualsiasi tipo di lavoro, e pertanto essere più serene anche nella società nei confronti dell'altro sesso. E questa è una cosa che secondo me noi donne dovremmo imparare, una cosa che io veramente ho apprezzato di questo paese, proprio questa forza delle donne.
che siano giovani, adolescenti o più anziane, tutte le donne in Norvegia sono così, tutte. E quindi immagino che sia bello anche vivere in un mondo in cui non ti buchi gli occhi per poter far carriera, non sparli male della tua collega per poter farti amiche le altre tue colleghe, o vivere in un mondo in cui appunto devi rubare l'uomo all'altra. E io penso che esista un equilibrio e anche una forza di noi donne che vada molto oltre a quello. Voi cosa ne pensate? Lasciatemi un commento e fatemi sapere se questa questione del sorriso delle donne c'è soltanto in Norvegia, c'è anche in altri paesi della Scandinavia, in Svezia, Danimarca. Se anche voi come me pensate che in Italia invece le donne siano un po' più frustrate, che strappare un sorriso, a volte strappare un sorriso viene quasi addirittura malinterpretato, come se fosse volerci provare addirittura, invece secondo me è semplicemente condividere qualcosa di bello, un sorriso non ti costa niente ed è così bello riceverlo. Non lo so, io sarò di questa filosofia un po' troppo hippie, però e cerco anche di portarla avanti a Milano o dovunque io vada. Se vi è piaciuto questo video, questo pensiero che ho, se volete lasciarmi messaggi, anzi mi farebbe piacerissimo sapere cosa ne pensate voi. Intanto vi chiedo magari se volete iscrivervi al canale e farmi un like sul video, che così almeno, non so, posso vedere se vi è piaciuto o meno questo tipo di video, altrimenti non li faccio più. E spero di vedervi ancora nei prossimi video che caricherò e negli altri che vedete se vi iscrivete appunto al mio canale, vedete altri video che ho fatto in precedenza, sia sulla Norvegia che su Milano, sia amici, imprenditori, progetti interessanti che ho trovato. È un mix il mio canale, non ha ancora un'identità precisa. In ogni caso, se vi è piaciuto, spero che possiate iscrivervi e rivedervi presto. Intanto un bacione, ciao ciao!